20 anni, la progressione delle cose, la crescita della radio, la tua crescita, forse anche la mia, ma magari la mia è decrescita. No, voglio dire che se uno per 20 anni le ha come funzione dirigere una baracca come questa e leggere tutti i giorni la stampa e via dicendo eccetera, piuttosto che fare altro, no? Beh, sicuramente c'è una crescita di capacità. Sì, sì. Di lettura, di è patrimonio tuo ed è patrimonio anche dell'azienda dove lavori, oggi, domani, quando che sia, no? Sicuramente. Quindi, e in più c'è una cosa che mi si faceva presente in un'altra epoca, ma tu c'hai un limite, mi diceva, non era a proposito di qua, tu come leader non fai quello che qualsiasi leader in fondo fa, hai un po' di riservatezze sulle cose, le tesi, i corridoi, il come si formano le cose. E allora poi è venuto fuori che il fatto che, non mi ricordo, ma sono 10 anni, quanto tempo è massimo, io la domenica sto con te per parlare, io tra virgolette leader, poi in più leader come io sono, mangio e poi verremo ai mangiamenti, mangio, distruggo, ormai sono incomprensibile, non c'è qualcuno che mi traduce, tutta questa roba, no? Appunto, voglio dire semplicemente, esiste un solo caso di un leader, tra virgolette, ma di un leader di una storia, di un partito, che settimanalmente si mette in confronto sull'evenienza del partito, della politica e via dicendo, no? Completamente con il direttore dell'organo del partito, diciamo, o della galassia, eccetera. Non è un confronto, comunque. Come? Vabbè, non è un confronto, è un, vabbè, io dico sempre, no, si confronta, no, lo è nel senso, è un confronto, è una verifica, è formarsi le cose, certo, pubblicamente, certo. E quindi questo è indubbio che la cosa per la quale sono più noto, nel senso, questa cosa della domenica, no, nel mondo politico, diciamo, no? No, il mondo politico ti ascolta perché sei già noto per altre vicende un pochino più importanti, sì, del, no, tuo, ma programma, ma questa è un'attività. Sì, certo. Oh, questa come attività nostra comune che hai e ho voluto. No, eccetera. Perché? Proprio perché questo indubbiamente significa che il direttore dell'organo a questo punto ha una visione, una condizione o esterna anche, indubbia, che non è quella che hanno i direttori degli organi di partito. Mai. Beh, Radio Radicale non è un organo di partito se non formalmente, infatti, no, questo è una vecchia cosa. Sostanzialmente non sarà di un partito, ma che si chiama Radio Radicale. Appunto. No, si chiama Radio Radicale. Se vuoi andiamo a vedere anche qual è il rapporto. Ma guarda che siamo al cuore del problema. No, siamo nel cuore, appunto, il rapporto del partito. Cioè, io ho fatto i conti in passato e ho detto, in una situazione nella quale avevo fatto un tempo Liberazione, sì, no? Va bene, poi siamo attenti alla comunicazione, è indubbio. Ebbene, noi tutti, fu una dichiarazione di principio e non l'abbiamo. Questa è una cosa così scontata, che però è bella, che non può essere scontata. Dinanzi alla prima lotta parlamentare che noi facemmo quando eletti, avevamo da riscuotere obbligatoriamente il primo finanziamento. Perché obbligatoriamente? Perché se noi non la ritiravamo, i ladri, per me i ladri, gli altri partiti si dividevano anche la nostra quota. Allora pensammo, magari si brucia, no, non mi piaceva, no? Questa catarsi bruciando. Poi dopo l'ho distribuita, ma in un'altra, dopo. Ma la dichiarazione, benissimo, a questo punto noi questo denaro lo dedicheremo tutto per informare i cittadini che pagano. Che pagano e che sono, e la rendiamo a tutti gratuitamente, senza appunto canoni e altre cose.
è una dichiarazione. Allora facemmo un'eccezione con il primo versamento, perché mi pare, non mi ricordo quant'era, mi ricordo che una quota noi la destinammo ai familiari delle forze dell'ordine restate restate assassinate dai terroristi, dai terroristi. Sì. Quello fu dato. Da allora, no? Semplicemente abbiamo mantenuto questo attraverso le varie cose. Una prima battaglia della quale siamo fieri, perché a mio avviso riguarda poi altre cose che non riguardano solo noi, al solito la facciamo le riforme. Quando si è stabilito che anche un servizio di utilità pubblica poteva essere gestita, diciamo, privatamente. Certo. E quello, ti ricordi, è il modello americano. E quello, Lalla, ti ricordi, no, con Paolo Vigevano via dicendo, non ci si credeva troppo, siccome stavamo discutendo del fatto che da 10 anni davamo in modo piratesco e gratuitamente i dibattiti parlamentari, a quel punto era acquisito che era un servizio. E prima cosa la legge, con cui quindi avemmo quel connotato giuridico senza precedenti, no? Riconosciuti appunto. E poi non abbiamo mai smesso di continuare, no, in questa direzione. Le convenzioni ogni volta è stata una tragedia, no? All'inizio, bene, sempre si abbiamo guardato. E a questo punto non abbiamo, in una situazione nella quale Radio Radicale, radio senza abbonamenti eccetera, ha praticamente lo stesso contributo dell'editoria che ha, correggimi se sbaglio, Libero, mettiamo lo stesso, come organo del partito monarchico, non so di che cosa è, cioè è pieno di contributi al nostro livello, al nostro livello dato appunto ai partiti monarchici, agli occhi azzurri e a tutto. E su questo, come sai, personalmente sono sempre stato più incazzato di te, no? Molto spesso dicevo, ma perché le devo leggere Italia Oggi ste cose sull'editoria, no? Certe volte no. E c'era un elemento anche, capisco, di riservo, no? Di delicatezza, di non so che cosa, per la quale non eravamo particolarmente cattivi su questo. Ma da allora, quindi, sia l'editoria, per quanto sia le convenzioni, sia fatto dei conti, vorrei dire questo per i nostri ascoltatori. Leggo alcuni che dicono adesso con Bordin costretto ad andare via, noi niente più Radio Radicale, altri niente più radicali e via dicendo eccetera. Evidenti esagerazioni. No, non sono esagerazioni. Scherzo. No, scusami, sono scelte che io ritengo non particolarmente di qualità edificante, ma sono dei consumatori che hanno appunto, si sono abituati ad averci quel consumo, gli manca quella droga, quella dipendenza. No, a un certo punto si incazzano perché ritengono di aver acquisito il diritto, no, a quella roba. E d'altra parte, ora quindi in che situazione siamo? Radio Radicale, per noi non abbiamo avuto nessuna altra iniziativa editoriale di carta, mentre prima le avevamo, prima, no? Liberazione, Notizie Radicali, tutte le altre cose eccetera, riservando quindi tutto quello di cui potevamo disporre, anche quindi con una scelta che ogni volta si è confermata, solo Radio Radicale, non quest'altro organo, una cosa, niente, nulla. E questo in condizioni nelle quali, per esempio, noi tuttora stiamo cercando di litigare con la banca perché forse ci hanno fregato. Tuttora noi siamo un partito, il più antico partito d'Italia. Rutelli dice che è la Lega che da 25 anni si vede che vuol cancellare la sua storia. Noi siamo con assoluta continuità giuridica, politica, non ci siamo mai riposati un trimestre.
dal dicembre 55. No, di che siamo questi? Noi per il momento ancora non abbiamo la proprietà di una sede come partito o come Agazia. Perché non abbiamo finito dopo 25 anni, secondo la Bauer, di pagare il mutuo. È una caratteristica un po'. Aggiungo che nella situazione complessiva dovuta a quella che io ritengo non un'esagerazione, ma un personaggio, per carità, fascista, cosa, non so che cosa, ma col quale io ho un rapporto di stima come con altri politici, un presidente del comitato del comitato di parlamentare di Francesco Storace disse che c'era in corso indubbiamente un genocidio culturale poi e politico dei radicali. Sapeva di che parlava, voglio dire, non aveva nulla da guadagnare se non l'essere sincero. Io devo ricordare un'altra battuta, così lo sputtano un po', ma da qua gli sono grato. Una volta, non so in che occasione, disse: ma Di Marco Pannella è inutile discutere, lo si ama o no, no? Detto da come la Roma, l'insospettabile, immagino, l'è detto dall'insospettabile non radicale Francesco Storace. Quindi tenetelo presente, ascoltatori, che vi sentite defraudati e traditi da me, che costringe in qualche misura quello che temete e che state appunto vivendo. Come questa cosa, sono millenni, particolarmente, ho fatto due interventi, non uno, ma hanno mandati, perché come sai, no, è Battista. Non lo sapevo io. Ma perché c'è di male, Massimo? Lo so. No, ma voglio dire, ma perché? Vediamo se le mie previsioni si avverano. Ma prosegui. Questo è claro. Allora, ma chi mi ascolta può sentire. Ho già scommesso su questo, vediamo. Scusami, hai vinto la scommessa? No, non lo so. Vediamo. Per chi mi conosce. No, io ho scommesso su un'altra cosa. Vediamo se. Vediamo se. Questo qui porti avanti il ragionamento. È intervenuto due volte. È intervenuto una volta dicendo, terminando, sperando di poter. Questo qui è si chiama Pierluigi Battista. Sì. Come migliaia di mattine di continuare a. Benissimo. È Battista. Poi, dopo, rispondeva a Clemente Mivun, ha risposto di nuovo, perciò è intervenuto due volte. Questo Battista, ma nei due interventi dicendo: Pannella è un arrogante, in un caso, un arrogante abituato a vivere sulla pelle degli altri, prima questione, gli altri in questo caso non so chi fosse, e poi nella seconda volta di nuovo dice a Mimun: no, tu non capisci nulla se speri che, perché Pannella non ragiona in questo caso proprio perché sta sbagliando, sbaglia delle sue cose. Benissimo. No, ma per dire, poi Pedica ha fatto una bellissima. Sì. Pedica mi è sfuggito. Ma non ho capito, scusami. Io sto spiegando come sono consapevole. La settimana scorsa ho ripetuto una cosa, Massimo. Massimo, tieni presente che non è che non ci siamo accorti e magari abbiamo voluto evitare. Che tu sei più popolare, sei divenuto e diveni più popolare di Emma e di me. Per carità. No, sì, ma io sto ripetendo quello che ho detto. Lo so. No, perché sennò la gente pensa che lo so. Dico, perché è questa la valutazione che io faccio. E tu hai detto, per carità, io in assoluta onestà ne sono convinto e sono convinto e lo dicevo. E dicevo che la tua presenza, la tua lettura della rassegna stampa e tutto era un elemento di stragrande importanza per la vita di Radio Radicale nostra. Quindi su questo non ho mai avuto dubbi, no? E appunto, allora,
A questo punto volevo chiederti una cosa. Scusami, a giugno, inizio di giugno, alla fine di maggio, quando è stato, insomma, quando tu hai deciso, dicendo questa volta non mollo. Questa volta non ricordo, non ricordo proprio di aver detto le cose. Non mollo, lo dico io. Ah, vabbè. Questa volta vado in fondo alle dimissioni. Va bene, sì. No, perché mettiamo, appunto c'eravamo precedenti. Questo è inevitabile, come sai, in tutte. Voglio dire, 20 anni, dai, no? Quasi 20 anni, però, perché fra l'altro la storia patria insieme. Io sento 30, di lavoro a Radio Radicale 30. Di direzione siamo quasi alla fine del ventennale. Siccome la storia patria insegna che i ventennali vanno a finire malissimo, i ventenni finiscono malissimo, vorrei evitarmi, insomma. Quindi... Se non finiscono, vengono i sessantenni, che è infinitamente peggio. No, vabbè, ecco appunto, quindi anche quello è da evitarsi, assolutamente, pensa tu, no, per questa carità, è come sai la mia convinzione profonda. No, il mio auspicio è che fra 60 anni finirai con qualcun altro. Vabbè, no, ma comunque voglio dire, ma a dicembre, cioè, visto che questa cosa ce la diciamo da 2 anni, io ripeto che semmai non è... Che devi chiedermi? Io dicevo e lo ripeto, ho sempre detto la mia visione da editore radicale fa sì che una diversità, che per me c'è, una diversità di linee, di riflessi, di immagine radicale fra te e me, no? Eccetera, ritengo che sia un patrimonio e un elemento positivo, cioè se non ci fosse la inventerei, perché c'è la galassia, perché siamo abituati a avere ipotesi, linee più o meno magari convinte, evidenti, eccetera, diverse, e solo il tempo può dire quale linea, no, è più utile, si rivela più utile. Quindi chiarito questo, che quindi non c'è stato, non credo nulla. Poi c'è stata qui una riunione nella quale credo che sia stata, come tutte le nostre cose, sia stata registrata quella con la redazione. E come no, quella convocata da te, ma non era solo con la redazione, era con tutte. Sì, con tutta Radio Radicale, sì, archivio, appunto, internet, c'erano tutti, tu hai convocato una riunione plenaria. Nel quale ha dei compagni che dicevano: ma qui cosa sta succedendo? No. Erano due redattori che ti hanno chiesto questo. Io ho detto: quello che sta succedendo, quello che sapete, niente, no? E poi ho aggiunto: poi vedremo fra un semestre, ma non come scadenza per vedere. Sì. O potevo dire fra 3 mesi, fra 1 anno. Nel senso che sta accadendo. Sta accadendo politicamente tutto quanto, quindi ognuno ha la sua sensibilità. Tu l'hai citata come dicendo che la riunione non aveva minimamente avuto il problema, no, in modo esplicito il problema dei nostri rapporti. Benissimo, in modo esplicito no, hai ragione. Ecco, dopodiché dico in modo implicito uno può pensare sì o no. Ma io parliamo delle cose che abbiamo esplicitate, i 6 mesi, quindi è una cosa. No, un po' di più veramente, sono stato. No, poi c'è stato. Sì, c'è stato l'altro, ma quindi. È sì, va bene. Quando l'ho saputo, dico: cazzo, siamo appena tornati là. Digli. Lo sapevi da 2 mesi. Ma comunque sì, va bene, non fa niente. No, se tu avevi deciso. Ritorniamo. Avevi deciso di renderlo pubblico. Era inevitabile. Ma infatti, inevitabile perché. Se si dovesse guardare. Marco, abbiamo finito il tempo, però io vorrei dire una parola sola, ma alla fine. Va bene, allora se devo dire questo, Massimo, devo dire che tu ti sei assunto una responsabilità politica molto grave, quasi non ci prendo, dico quasi da non crederci. Vabbè. Per il momento finiamo qua. No, momento. Sì, no. Ho detto per il momento, possibile. Per quel che mi riguarda, qua. No, va bene, ma io non credo che. No, guarda, mi dispiace molto che la cosa si sia conclusa così, mi dispiace davvero moltissimo. Si è concluso nulla, abbiamo parlato. Però ci sono due cose nel tuo argomentare che francamente. Una la ritengo sostanzialmente ingenerosa, ti prego, non mi interrompere, però, se posso permettermi di chiedertelo. E che è insomma il momento straordinario in cui che i radicali vivono, perché in realtà, Marco,
ci sono due obiezioni da fare a un'argomentazione del genere. Primo, che è molto difficile trovare nella storia radicale della radio un momento che tu non abbia definito straordinario. Quindi è un'argomentazione, come dire, buona per tutte le occasioni. Secondo, ha un retroterra non carino nei confronti dell'interlocutore, perché gli dà implicitamente, ma non tanto implicitamente, la caratteristica del disertore. Del disertore, perché io ho sempre amato i disertori, quindi sì, appunto, vabbè, ma infatti questo, quindi non te lo riconosco. Sì, vabbè, non me lo riconosci, però di fatto, insomma, questa è una contraddizione, Marco, perché certo tu ami i disertori e chi non è, però d'altro canto, quando dici in un momento gravissimo addirittura vengono evocati i malati di SLA, e io che diserto la radio, il parallelo, insomma, tu non è la radio. Ecco, di fatto diserti secondo la lotta secondo il tuo linguaggio, lo so, il mio linguaggio è la mia traduzione, diciamo, che a volte può essere traduttore traditore, quindi hai ragione anche tu. Detto questo, però, io lo traduco così, sbaglio, ma lo traduco. Poi gli ascoltatori sono grandi e sanno capire. Quindi questa è un'argomentazione che francamente non mi piace. Quanto alla storia poi dei dirigenti radicali che tu hai evocato, ma io non ho la minima difficoltà a dire che non mi sento minimamente paragonabile come milizia e come a questi dirigenti. Non c'è un minimo di militanti divenuti dirigenti perché militanti, ed è giusto. Quindi infatti io non ho mai preteso alcunché, non ho mai chiesto alcunché, non ho mai preteso di incarnare, ma figuriamoci, una linea polemica, ma quando mai? Quindi d'accordo, non c'è bisogno che mi ricordi la biografia di Walter Veceglio, non è la mia, non c'è nulla da fare su questo, non è, il mondo è bello perché è vario, e quindi non mi pare un'obiezione, non mi pare neanche questa una cosa che mi convinca. Il nocciolo dei consumatori di Radio Radicale, non c'entri un cazzo di quello, che cosa? Quando ho fatto, ho detto ai consumatori di Radio Radicale. Ai consumatori di Radio Radicale, io l'ho detto, perché se no. Va bene, sì, ma questo. Ho detto e ricordo che ci sono anche, certo, queste cose. Hai ragione. Sulle quali nessuno di loro magari ha fatto un pensierino. Allora, siamo tu già non fuori. Un cazzo. Va bene. Siamo. Tu hai garantito e garantisci che l'opera di quei compagni sia conosciuta. Quindi è mio dovere, sono anche pagato. Sì. Il problema è questo, però, Marco. Io peraltro sto dicendo, non voglio privare, se questo dovesse essere ritenuto, pur non pensando affatto di. Vabbè, comunque sì. Non voglio privare Radio Radicale del mio apporto, per quanto modesto, umile sicuramente, ma non voglio fare il direttore, non voglio più fare il direttore. Perché? Perché c'è un accumulo di cose, perché non ho cercato di spiegarlo, proverò a spiegarmi meglio, lo farò in qualche sede, è possibile che lo faccia. Fino al 31 sei. No, guarda. Questo. No, cioè non lo fai qui. No, questo non è. Gli ascoltatori di Radio Radicale. No, guarda, la cosa fa parte. È una tua abitudine. Sì, è una mia abitudine, perché ritengo sostanzialmente che le dimissioni di un direttore non siano argomento da usare, perché sarebbe veramente. C'è qualche. Non sono argomento, sono informazioni da dare nel mondo radicale. L'informazione è stata data. Io credo, e peraltro prosegue con grande, anche troppo, da molte parti. Quindi non è questo. Il mio concetto è questo, anche perché ritengo c'è qualche sciagurato che ha chiesto addirittura, esigiamo che si aprano le linee. Sì, e come no? Si aprono le linee, facciamo addirittura il plebiscito sul direttore, ma siamo matti. Con il direttore che lo fa lui dalla radio di cui è dimissionario, ma siamo pazzi. Io l'avrei fatto. Tu l'avresti fatto perché te lo puoi permettere. Come io è? Non me lo posso permettere, non ho nessuna voglia di permettermelo. Sarà una mia clausola di eleganza, sia pure, ognuno elegante a modo suo. Detto questo, quindi di tutto ciò non se ne parla. Non ho nessuna intenzione di aprire su Radio Radicale, sarebbe secondo me un uso improprio del mezzo, sarebbe addirittura qualcosa
che come dire, non mi compete, sarei meritevole di licenziamento per una cosa del genere, secondo me. Da me. Quindi, di un premio. Ma figurati, ma per chi mi hai preso? Per Santoro, voglio il mio microfono. Ma siamo matti. Ma siamo matti. Mi metto a dire, ah, mi vogliono mandare via, ma per carità, ma non esiste. Lasciare parlare la gente. No, non ci penso nemmeno. Su questo no. Io sulle cose più delicate ho sempre voluto. Su questo no. Su questo no. Assolutamente no. Tanto dura fino al 1 agosto, poi potete aprire le linee quanto volete. Detto questo, io non ho nessuna voglia di andarmene da Radio Radicale. A Radio Radicale sto bene, sono grato a Radio Radicale. Se Radio Radicale continua a farmi lavorare, io sono contento. Se no, mi dispiace. Fine. Posso rispondere? Sì, ma però brevemente, perché se no sì. Tutte le... Allora devo rispondere. Devo dire, su questo. Hai 5 minuti, però non di più. Su questo che hai detto, spalla tutto, eh? Torno a dire, hai cambiato posizione. E te lo spiego subito con che modo. Tu ci hai sempre detto, fate la proposta. Sì. Ci hai detto agli estranei, fai la proposta. Continua a dirvelo. No, a te che sei direttore in funzione fino al 31 luglio, o no? Adesso non mi interrompere. Scusa. Ti abbiamo detto, a te che sei direttore, a questo punto ci comunichi le dimissioni. Noi saremmo contrari, però tu hai detto subito non è inutile. Allora, letteralmente tu subiamo allora questo, ma allora chiediamo a te e al direttore, chiediamo assieme di immaginare che cosa si può fare dopo il 31 luglio. Marco, posso rispondere riguardando te o riguardando perché su questo è bene che sia chiaro a chi ci ascolta. Posso però allora replicare? Ti replico in una parola. Mi hai detto 5, mi hai dato sono 2 minuti e mezzo. Va bene. Ecco. Quindi, allora su questo e noi ti abbiamo detto benissimo, la nostra proposta è questa assieme. Vediamo cosa succede dopo il 31, magari per te, magari altri, assieme. Tu hai rifiutato seccamente questo comportamento che almeno avrei ritenuto corretto dal livello dell'amicizia politica, dell'amore per la stessa cosa. Tu hai risposto. Sì, io dico amore per Radio Radicale, no, scusa, è improprio, non è elegante. No. Per me amore per Radio Radicale ha un senso. E per quello che è. Quindi c'è adesso un elemento nuovo. Tu hai detto a me, io voglio restare a Radio Radicale per quanto possibile. Noi ti abbiamo detto studiamo assieme come si può fare. Hai detto no. Praticamente vaffanculo ti hai risposto. No, tu no, io avrei detto tu sei elegante, ma è quello che rifiutato completamente di vedere, potevi fare la rassegna stampa o meno, non credo che siano registrate per fortuna le cose, ma Chiarelli mi dice che quando lui ti ha detto ma nemmeno come si chiama la rassegna stampa, tu hai detto non ne parlo, non discuto niente. Esatto? Sì. Beh, però posso. Ecco, no, e quindi a questo punto siamo arrivati. Adesso noi diciamo a chi ci ascolta, avevamo ragione o no di dire a Massimo Bordin, discutiamo assieme che cazzo si fa adesso che lui non vuol fare il direttore. No, io sono appassionato da questo, ma non sono così elegante come te che non ti lasci andare. Appunto, niente, no, io non sono distaccato, sono attaccato al caffè. No, sono attaccato, vedi, questo è un caffè. È andata bene. Virtuale. Era molto. Ecco, quindi su questo ti ho detto, di questo non ne sapevamo un cazzo di nulla, che tu volevi restare a Radio Radio. Noi ti abbiamo detto che tu con noi, con noi dovevi stabilire cosa facevi tu, gli altri, e ti sei rifiutato di dare. Perché? Perché avevi già deciso di mandarci a fare in culo. Ma non è vero. Uno, due, e l'avevi deciso anche per il contesto politico, perché l'hai detto, ritieni un'esagerazione la mia quella di ritenere il momento, e ti dice l'abbiamo sempre avuto in quei momenti. Ma allora non ho detto questo, l'hai detto tu.
Hai detto sempre in tutti i momenti. Beh. Io invece ci credo e temo che come radicali dovremo, direi proprio 31 luglio o no, comunque dimostrare che ci crediamo davvero. Marco, io veramente tu però è andata bene, hai usato 10 minuti invece di 5, poteva andare peggio. No, 10. Hai bluffato, no, sei. Poi li ricostruiamo nella redazione. Poi la vedremo. No, subito, dobbiamo vedere quanti minuti ho parlato. 10. Comunque sia. No, va bene, io adesso veramente in 2 minuti rispondo. E la questione è questa. Allora, 2 cose mi premono. La prima, questa cosa sulla rassegna stampa è andata così. Quando io ho presentato le dimissioni a Chiarelli molti mesi fa, 2 mesi fa, di più forse anche, lui mi ha detto: ma come, anche dalla rassegna stampa? Io gli ho risposto: caro Paolo, quando uno si rimette da tutto. Quindi mi rimetto da tutto. Poi, per carità, dice: ma tu non saresti disposto a fare la rassegna stampa, lo speciale giustizia, qualcosa? Dico: ma senz'altro, non ti ho detto. No, hai detto: fatemi la proposta. Certo, ho detto: senz'altro, mi fate una proposta. Fatemi la proposta. Allora, Marco, ti dico perché. Allora, io posso sbagliare e tu puoi avere ragione. È sicuramente ovvio che tu hai tutto il diritto di vederla così. Io però la vedo in un altro modo. Io non ho nessuna intenzione di mandare, come dici tu, a fare in culo nessuno, tantomeno te, Chiarelli e i radicali. Il mio rifiuto della tua richiesta, adesso discutiamo del futuro della radio insieme. Adesso subito. È un problema comune, visto che sei direttore di un altro Luce. Aspetta. Allora, visto che sei direttore, non si può discutere. Sei tenuto a farlo. Ma neanche per Ma ti sei rifiutato di ma farlo. Ma neanche per idea. Ti sei rifiutato di farlo. Marco, sì, mi sono rifiutato di farlo, certo, ma per un altro motivo. Primo sì, perché. Ma da direttore. Benissimo, da direttore non vedo perché. Perché un direttore dimissionario è diverso da un direttore in carica. Un direttore dimissionario, dopo che si è dimissionato, dopo che sei andato, non c'è più. Quando è direttore ha i doveri del direttore. Di occuparsi del futuro della radio, io me ne occupo, come no? Di occuparsene con noi a cui avevi comunicato quella tua intenzione. Marco, allora, il mio rifiuto deriva da questo. Io non voglio che si beh, e non accetto che si possa solo pensare, e quindi non voglio fare niente che in qualche modo giustifichi una impressione del genere, che io agito lettere di dimissioni per trattare una nuova posizione. Questo io non lo faccio e non ho intenzione di farlo. E sei elegante, cosa vuoi? No, sono coerente. No, sono coerente, no. E cerco di attenermi. Tu hai detto che mi dimetto e scatterò il 1° agosto da direttore. Fino al direttore. Sì. E a noi abbiamo chiesto, noi dicevamo al compagno e all'amico, ma al direttore. Dice: vabbè, allora mo vediamo come possiamo fare. Vabbè, comunque e tu ci hai rifiutato assolutamente. Adesso oggi dici: ma io sarei disposto a... No, e io ho detto un'altra cosa. Tu hai detto che io mi dimetto da direttore, ma non da Radio Radicale. Ma questo l'ho sempre detto. L'ho sempre detto. E vi ho detto: fate una proposta. Non l'avete fatta, che vi posso fare? La proposta si fa a uno che dobbiamo strappare. Ma ad questo l'hai azienda. Deciso tu, comunque sia. Per esempio, quando tu dici: io non c'ho nulla, ma dico grazie al cazzo che non c'è nulla. No, nel senso che... coloro che temono comunque di perdere le tue rassegne stampa nel momento in cui non ci fosse più qui, state tranquilli che la rassegna stampa si stanno a mettere dal momento in cui Massimo rende pubblico questo e siccome finché non l'ha reso pubblico non è un coglione, sta a trattare con uno o due su una eventualità del fatto che lui è libero da Radio Radicale. In questo momento si apre il mercato nel senso migliore della parola. Tutti verranno a dire: allora da noi, come argomenti politici o meno. Quindi volevo dire a coloro che hanno questo problema. Questo è un auspicio, anche perché dovendo continuare a pagare l'affitto è un auspicio. Sì, appunto, ma voglio dire, non c'è. No, ma voglio dire, a questo punto il tuo valore di giusto di mercato si moltiplica per 10-20, anche perché
tu sei restato a Radio Radicale non perché Radio Radicale ti desse mi lamento neanche di quello. Senti, sì, Marco, comunque sia, voglio dire, può essere che tu dica questo, che poi, io all'aumento del mio valore sul mercato non è che tenga moltissimo, ma è un fatto. Sì, non sto, ci tieni, ma è un fatto. Ma io sto bene anche così. Quindi voglio dire che il problema è questo. Sì o no, non dovrai cercarle. Ma certo. Se non si risolve la situazione. Allora senti, a me pare che, anche perché stiamo sforando davvero troppo, a me pare che la situazione... Ascolto al campionato del mondo. No, c'è tempo ancora, pare che non sto seguendo. Allora, non c'è problema, voglio dire, la questione è molto chiara. Io non ho altro da... è proprio chiarissima. Allora, se tu interpreti questa cosa come un discorso sul futuro della radio, eccetera, eccetera, io non sono d'accordo con te sul fatto che il direttore dimissionario debba occuparsi del futuro della radio, se no non si sarebbe dimesso. No, lasciamo. Che conosce la roba. No, vabbè, il compagno e l'amico, ci vediamo al bar e parliamo di cose. Se facciamo una riunione con l'amministratore, ma c'è. Se tu vuoi parlare di questo invece che in questa sede, no, al bar di sotto. Ma guarda, io francamente non vorrei. No, no. Ma che non vorrei? No, no, io non vorrei davvero dare questa impressione. Impressione, tu, quanto non ti renda conto, sei stato influenzato dalla situazione politica. Ma non, no, questo io ti dico, Marco, sì. Questo è un processo e le intenzioni. Non ha le intenzioni, che cazzo c'entrano le intenzioni? Calma, è un processo che non accetto. Io non sono influenzato dalla situazione politica. E ti dico di più, non riesco nemmeno a capire in che modo potrei essere influenzato e da chi. Non riesco proprio a capirlo, non è sulla completamente, ma quale situazione? Ma di che? Ma voi adesso veramente credi che io sia influenzato da non so quale situazione politica? Ma di hai detto, non è vero che noi radicali stiamo in quelle visioni. Ma sono chi l'ha detto? Ma chi tu l'ha l'hai detto? No. Io lo possiamo dire sempre nella storia radicale. La situazione... Sempre vuol dire mai. No, sempre vuol sempre dire... vuol dire mai, vuol dire non c'è questo caso specifico. Che pazienza che ci vuole. Sempre certo. Vuol dire, vale per te. A me, guarda, vale, confesso, no, a me, io sono sempre stato molto interessato ai dialoghi con Marco, te, molto. Se, per cui non, io non ho bisogno di pazienza. Fonda la sua ragione sociale sul fatto che non c'è la democrazia, che in realtà si punta al genocidio di quella posizione politica che si rappresenta. Piglia è pure per il culo pure. Che la si... Piglia pure per il culo. Sto pigliando per il culo qualcuno, sto dicendo la verità. Sì, perché il genocidio l'avevo citato come un fatto storicamente avvenuto. Ma io non sto pigliando per il culo nessuno, Marco, sto dicendo quello che è vero. Ma per carità, sto dicendo questo. Ma se la situazione è questa, è evidente che l'eccezionalità c'è sempre. E non è un'eccezionalità che non lo è. Lo è, e questo è il problema. Sempre, banalmente sempre vuol dire ma mai. Questo è un argomento che sempre usano i detrattori. Questo è un argomento che usano i detrattori dei radicali. I detrattori, sì signori. Mi autodetraggo, cosa sai vuoi? Qual è l'argomento? E sai benissimo. Tant'è qual vero è. Tu sei il mio interprete. Sai benissimo qual è l'argomento principale. Sì. Dei detrattori e dei critici ingiusti dei radicali sono 60 anni che dite che siete i partigiani e avete la vicepresidenza del Senato, quindi di che parlate, Massimo? E invece tu dici giustamente questa ritiene che cosa sia una critica pericolosa. Ma come pensi di poter accomunare quelle posizioni che... a queste? Non quelli ha sono i nostri i giudizi pericolosi su di noi. Vabbè, stavo per dire parole forti, va bene. Comunque insomma mi pare che gli ascoltatori si siano, come dici tu, i meri consumatori si siano divertiti quelli abbastanza che ci sono sulle nostre spalle. Radicali abbiano avuto, sono sicuro di no, credo che invece saranno stati interessati. Sì, poi ci sono i radicali e gli ascoltatori più avveduti che chiunque hanno, no, non solo, anche i consumatori, anche i consumatori, perché sono interessati alla sono interessati a modo loro. Allora, a modo loro, ma è un modo che rispetto, l'ho sempre detto, hanno tutti gli elementi per poter giudicare. Abbiamo finito, grazie a me. Grazie. Era l'11 luglio 2010, una delle tante conversazioni tra Marco Pannella e Massimo Bordin, forse la più vivace, che hanno caratterizzato per anni la programmazione domenicale di Radio Radicale. L'ultimo documento che vogliamo farvi